Questo mondo è connesso in modo necessario ai moti superiori dei cieli, sicché tutta la potenzialità di questo mondo è governata di là. Non risulta che Aristotele abbia mai preso due pietre di peso diverso e le abbia fatte cadere. Per soddisfare il desiderio dell'intelletto di conoscere il tutto, bisogna avventurarsi entro l'abisso senza fondo che è la metafisica, un oceano tenebroso, senza sponde e senza fari. Aristotele come filosofo è per molti aspetti assai diverso da tutti i suoi predecessori. È il primo a scrivere come un professore, i suoi trattati sono sistematici, le sue discussioni divise in capitoli. È un insegnante professionale, non un profeta ispirato. Non dubito punto che se Aristotele fosse all'età nostra, muterebbe opinione. Ogni scoperta di un errore costituisce un reale avanzamento della nostra conoscenza. Come dice Roger Martin Dugard in Jean Barois, è già qualcosa sapere dove non si trova la verità.
quando il diluvio avesse avuto a portare le nicchie 300 e 400 miglia distanti dalle mari, ella li avrebbe portati misti con diverse nature, insieme a montati, e noi vediamo in tal distanze le ostriche tutte insieme, e li conchili, e li pesci calamai, e tutti gli altri nicchi che stanno insieme a congregazione, essere trovati tutti insieme morti. Dobbiamo andare e non fermarci. Per andare dove, amico? Non lo so, ma dobbiamo andare. E non importa per nulla che l'uomo sia il migliore degli esseri viventi, infatti vi sono altre cose molto più divine dell'uomo per natura, come le splendidissime luci di cui si compone l'universo.